Sabbia mobile, in viaggio con Leopoldo II, è il titolo dello spettacolo andato in scena al Teatro San Girolamo di Lucca a chiusura del programma di iniziative della Festa della Toscana 2017. Dopo aver approfondito gli episodi legati all'abolizione della pena di morte con ghigliottina nel 2015 e nome in codice nel 2016, quest'anno la figura di Leopoldo II viene presentata dai ragazzi del liceo artistico e musicale Passaglia, ponendo l'attenzione sulle innovazioni infrastrutturali promosse dal Granduca. In particolare viene raccontata la costruzione della ferrovia Maria Antonia, come ci spiega il regista dello spettacolo Dimitri Galli Roll. Noi raccontiamo la storia del tratto ferroviario che unisce Firenze con Pistoia, che è stato di fatto voluto da Leopoldo II, il Granduca di Toscana, che era un governante molto illuminato, no? Che aveva già intuito l'utilità delle infrastrutture ferroviarie. E quindi raccontiamo il pezzo che unisce appunto Firenze con Pistoia. Firenze Santa Maria Novella era nota in origine come Maria Antonia dal nome della moglie del sovrano, e poi successivamente l'unione che c'è stata tra Pistoia e Lucca, che completa la tratta che già è comunemente conosciuta da tutti gli utenti come una delle più lunghe e incredibili della storia delle ferrovie. Ad affiancare il regista ci sono Sara Franceschi e Giuliano Toma, che firmano rispettivamente testi e la scenografia. Il percorso didattico laboratoriale è stato curato dalla professoressa Nunziatina Barrinello insieme al professor Toma. Per la signora Maria Antonia.